C'è un posto in Europa dove ogni anno per gli amanti dell'XR, VR e MR è possibile fare nuove scoperte e vedere prodotti in anteprima o prodotti che forse non usciranno mai. Questo posto è l'AWI Europa, che si tiene a Vienna. Da prototipi di lenti a contatto a sensori di movimento e simulatori di vario tipo e smart glasses, in questo video vi parlo delle cose che mi hanno colpito maggiormente. Un visore 4K per occhio super leggero, i competitor di Orion di Meta, fatti però da Snapchat, quindi gli Spectacles, e dei controller che forse non conoscete, ma che penso che per gli appassionati che hanno Apple Vision Pro e credono nel futuro PC VR potranno diventare l'oggetto del desiderio. Non perdiamo altro tempo e iniziamo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una corsa costante verso visori VR sempre più potenti e confortevoli e miniaturizzati da parte di aziende poco conosciute o sconosciute al grande pubblico. Il Megan XR Superlight 8K, creato da Shiftall, proprietà di Creek & River, si inserisce in questa categoria come un visore rivolto a chi cerca il massimo della tecnologia VR, combinando un design compatto e leggero. Ma come spesso accade, questo tentativo di innovazione estrema porta con sé vantaggi e inevitabili compromessi. Come potete vedere, il Megan XR se la gioca con forse il visore, o tentativo di fare un visore, come il più leggero e più piccolo che abbia mai provato, solo 185 grammi. Per darvi l'idea, il prodotto era così leggero che è stato anche difficile capire se era scomodo o meno, in quanto sembrava quasi impercettibile indossato. Il visore è minimalista anche nei controlli, infatti sono solo presenti due rotelle per regolare la miopia, come abbiamo visto in passato sull'XR Elite. L'IPD infatti è regolato internamente tramite software una volta collegato. Le caratteristiche tecniche sono di fascia altissima, come 3500x3800 per occhio, con display OLED HDR10. Fare un visore così piccolo ha delle conseguenze, e una di queste è non avere l'audio integrato e nemmeno un jack cuffie. Quindi vuol dire che dovreste procurarvi un paio di cuffie senza filo per l'audio del vostro PC. Sì, perché se non si era capito, questo è un visore PC VR ovviamente, i più esperti di voi hanno già pensato ai Beyond di Big Screen e ci avete preso giusto. Per certi versi i due prodotti si danno la guerra, anche se i Beyond sono già fuori e molti clienti e creator già li possiedono da tempo. In questo caso la risoluzione è però il 50% più alta dei Beyond, cosa che posiziona quindi Megan XR un gradino sopra. Non ho bisogno di dirvi che ci sono le annose base station e il visore è appunto un visore Steam VR, non ha i controller proprietari e nella nostra prova abbiamo solo potuto assistere a un panorama a 360 gradi di alta qualità, e ammetto che ci ha dato poco modo di capire la qualità del prodotto, e abbiamo fatto anche una prova in Autodesk di alcuni modelli 3D tipo un'auto. Penso che il prodotto sia ancora in fase prototipale, dato che a me è sembrato di vedere una differenza nel pannello in termini di luminosità e colori tra una prova e l'altra, dato che erano due postazioni diverse. Certo, la risoluzione non si discute, ma un po' di distorsioni, aberrazioni non mi fanno pensare che domani mattina possiate già ordinarlo e usarlo per qualunque funzionalità VR con piacevolezza. Se dovessimo però avere nuove opportunità di provarlo, non mancheremo di raccontarvelo. Il Megan X Superlight 8K rappresenta un'idea ambiziosa, mirata a chi desidera una qualità visiva elevata e un comfort estremo. Tuttavia il prezzo al momento di $1900 e le esigenze di un setup PC all'altezza lo relegano a una nicchia di utenti particolarmente esigenti o professionisti che vogliono sfruttare ogni pixel disponibile. Con qualche miglioramento potrebbe attirare un pubblico più ampio, ma per ora rimane un'opzione di nicchia in un mercato già specializzato. Come detto in apertura, sono qui solo per raccontarvi le tre cose che mi sono piaciute maggiormente, ma c'erano tantissime altre cose per gli smanettoni appassionati. Sensori, lenti, esperienze di training di volo, di lavoro, di assistenza e conferenze di settore. C'era anche uno stand Meta dove non c'era quello che stavo cercando, ovvero gli Orion, che a quanto pare per qualche motivo legislativo legato alle funzioni AI non sarebbero comunque utilizzabili in Europa. Però, cosa curiosa, anche allo stand di Meta, sui Meta Quest, sapete che headstrap avevano? Quello di Anna Pro. Parliamo quindi di Anna Pro. Intanto iniziamo con un ringraziamento, visto che Anna Pro ci supporta, ci ha mandato in prova la loro soluzione per migliorare il comfort dei visori Meta, sia Quest 3 che Quest 3S, non a caso quindi erano presenti in fiera ad AWI. Questo perché non solo la fascia per la testa è quasi necessaria per utilizzare il Quest per svariate ore in comodità, ma anche perché è dotata dell'estensione della batteria integrata. Quindi Anna Pro risolve due annosi problemi che riguardano sempre tutti i possessori di visore Meta Quest 3: la comodità e la durata della batteria.
batteria. Montare la fascia è facilissimo perché arriva preassemblata e bisognerà semplicemente liberarsi della bandella originale sganciandola dai lati e inserire quella di Anna Pro. Anche già così il comfort migliora sensibilmente, dipende poi sempre dalle dimensioni del viso e della vostra forma della testa, trovare la posizione più comoda e che non affatichi il volto. Ma non è tutto, perché questo supporto per la testa ha anche l'aggancio magnetico per la batteria inclusa da 10.800 mAh con possibilità di fast charge. Collegandolo dalla parte frontale avrete quindi facilmente ulteriori ore di utilizzo del vostro Meta Quest. Come vedete dalle immagini, quando sarete con la batteria quasi scarica potrete ricaricare rapidamente in gioco fino a 25 watt, ovviamente diminuendo poi di potenza man mano che il visore si sta caricando, quindi le immagini potete vederlo insieme al nostro strumento di misura. Non è tutto, perché qui abbiamo anche la comoda basetta di ricarica da usare tra una sessione e l'altra, con doppio slot per non farvi mancare proprio nulla. Si collega facilmente tramite USB e ricarica fino a 40 watt. Trovate i prodotti nel link in descrizione e per voi che ci seguite è disponibile uno sconto esclusivo del 10% con il codice sconto GAMECULT. Ma non solo prodotti per Meta Quest 3 e 3S, visitate il loro sito dove potrete trovare tantissimi altri accessori per i vostri visori preferiti. C'è anche uno strap comodissimo per AVP e anche un bel case protection. Ma torniamo al video. Parliamo adesso degli spectacles, che forse non avete mai sentito nominare, ma sono sicuro che se vi dico Snapchat capite subito a chi mi riferisco. Snapchat, app di messaggistica tra le primissime nella preistoria e della nascita dei social, ha sempre tenuto un ruolo secondario, non sfondando mai e rischiando anche diverse volte di essere acquistato dai suoi competitor. Diverse feature introdotte da Snapchat sono state però diverse volte copiate da altri social, senza fare nomi naturalmente, ma a noi ci interessa Snapchat per gli spectacles che arrivano alla loro quinta iterazione. Sicuramente non vi siete persi gli Orion di Meta, che ancora non sono pronti per il grande pubblico, ma da cui abbiamo avuto modo di provare appunto il suo diretto competitor. Gli spectacles riportano lo stesso concetto degli wearable, ovvero un dispositivo indipendente che ha tutto l'hardware al suo interno. Questo concetto li contrappone fortissimo agli Orion di Meta, che necessitano di un mini dispositivo da tenere in tasca che fa tutti i calcoli di processo. Gli spectacles pesano poco più di 200 grammi e devo dirvi che se da fuori sembrano forse un po' più grandi di una montatura normale, non ho avuto problemi a fare la demo di 20 minuti. Questa cosa è sempre personale però, visto che Fabri invece, che era con me, ha avuto più difficoltà nella sopportazione del peso e della montatura. Gli spectacles non hanno controller e tutto viene fatto tramite hand tracking e si controllano con pinch e pan. Sembra assurdo, ma a distanza di così poco tempo, dal primo Quest abbiamo un occhiale wearable che si controlla in questo modo. L'hand tracking, non essendo ovviamente quello di Apple Vision Pro, però si difende benissimo, visto il prodotto e il display che, seppur ha tantissimi difetti di cui ora vi parlo, ha anche una buona risoluzione, nonostante però un FOV limitato di 40 gradi. Non vorrei farvi un trattato di quanti difetti ha questo prodotto, perché prima di tutto non è disponibile ancora alla vendita, ma dobbiamo vederlo più come un dev kit aperto agli sviluppatori. Infatti gli spectacles si possono avere solo se siete degli sviluppatori e solo in abbonamento a 100 euro al mese circa, e quindi una piattaforma che metterà le basi del linguaggio degli wearable smart glasses. Non è un visore VR, è un dispositivo AR. Qualunque cosa voglia dire comfort, peso, dimensioni e hand tracking, penso che quasi ci siamo. Ma veniamo però al display. Il display non è nemmeno paragonabile agli X-Real o altri occhialini che sono diventati popolari nell'ultimo anno. Questo perché non hanno i mini proiettori, significa che si ha meno qualità visiva in termini di colori, però lasciano completamente libero il campo di visione, cosa che non succedeva nell'X-Real ad esempio, che hanno sempre quei mini proiettori davanti che non li rendono un occhiale da tutti i giorni, mentre questo senza quei proiettori è anche abbastanza stiloso. Gli occhiali però con questo campo di visione di soli 40 gradi cropperanno quasi sempre i contenuti che state guardando, ma sicuro è qualcosa che si potrà migliorare con l'evoluzione del prodotto. Questo però non evita la fruizione decente di short o di contenuti al volo, senza fermarsi troppo sulla fedeltà dei colori e sulle aberrazioni di ogni tipo in cui potreste incappare. Ripeto, questa critica invecchierà velocemente, quindi non prendetela come riferimento. Il display migliorerà per forza
testa di cose, concentriamoci però di più sulla tecnologia, anche perché per aumentare il contrasto con il mondo esterno, quando c'è troppa luce il display aumenta l'occlusione grazie alla elettrocromia del vetro, tecnologia che abbiamo visto nei tettucci delle auto per oscurarlo all'occorrenza, beh, anche in qualche film di fantascienza direi. Già solo questa future, seppur non inedita, vi fa capire che il futuro fantascientifico di questo tipo di device non è poi così lontano. Nella nostra demo di 20 minuti abbiamo provato diverse cose, app, giochi, intrattenimento, ma la cosa più interessante è stata la condivisione spaziale, ovvero c'erano tre dispositivi accesi e puntando tutti lo sguardo verso un punto di riferimento, come un tavolo ad esempio, siamo entrati nello sharing space, ovvero i tre dispositivi si sono accoppiati nello spazio. Ciò significa che se uno iniziava a disegnare tipo Google Brush nello spazio 3D, gli altri vedevano lo spazio condiviso. Non sono stupito del fatto che questo esista, perché nell'home di Meta già succede già un qualunque altra home condivisa, ma sono stupito solo che guardando lo stesso tavolo i tre dispositivi in pochi secondi si siano sincronizzati senza dover far nulla di particolare. Ottimo inoltre l'algoritmo che ancora gli oggetti nello spazio. Abbiamo provato dei Lego sul tavolo e altre esperienze base per testare l'ancoraggio degli oggetti interattivi. Insomma, nonostante non siano un prodotto che domani mattina mi metterei per uscire di casa e andare a fare la spesa, di sicuro gli sforzi per fare in modo che il futuro sia smart ci sono tutti. Non sarà mai il mio device da gaming preferito, come non lo è diventato uno smartphone, ma sicuro quando dotato di AI o di agent potrebbe diventare un prodotto imprescindibile per la vita quotidiana. Senza togliere assolutamente nulla agli incredibili prodotti di qui sopra, per me Surreal Touch sono il prodotto che mi ha ampiamente stimolato di più, anche per il fatto che esistono per davvero e sono qualcosa che possiamo usare adesso per adesso. Nati con un Kickstarter qualche mese fa, chiusosi con successo raddoppiando la richiesta di Baking, il side project di pochi appassionati si è trasformato in realtà. I Surreal Touch sono i primi controller per Apple Vision Pro. Io lo so che ogni volta vi ricordo e non perdo tempo dicendovi che AVP non è un prodotto per il gaming, ma avere dei controller per un visore così tecnologico non fa che aumentarne i casi di utilizzo. Certo, forse anche per il gaming, ma anche oltre il gaming. Innanzitutto vi dissi in tempi non sospetti che dei controller sarebbero stati comunque utili, anche solo per avere un puntatore senza dover sempre usare le dita e gli occhi. Infatti dopo alcune ore qualcuno potrebbe anche trovare affaticante dover sempre puntare gli occhi in modo così compulsivo, e quindi avere un controller fisico potrebbe sempre essere utile. Certo, poi giocare anche alla PC VR collegando il visore con il display OLED migliore di sempre mica ci fa schifo, quello ci va bene. Al netto di questa considerazione però, il prodotto mi ha stupito per un motivo inaspettato: la qualità costruttiva. Aiutatemi a ricordare, ma di solito dispositivi e accessori aftermarket nascono sempre appunto per tenere il costo molto basso. In questo caso con un prezzo attorno ai 200 euro, che è meno dei Meta Pro Touch e anche dei Valve Index, ho riscontrato una qualità nei materiali, nella finitura, che se non me l'avessero detto avrei potuto davvero scambiarli per dei controller ufficiali. Ovvio, Apple non avrebbe mai copiato così tanto i touch di Meta nelle forme, e piuttosto avrebbe fatto dei controller cubici in vetro ceramica senza tasti fisici e solo a sfioramento per renderli più scomodi possibili, però spacciandoli come ottimo prodotto di design. Ma questi non sono stati fatti da Apple appunto, e sono comodissimi. Ma non solo, anche gli stick e il trigger superano nella qualità e nella sensazione di solidità i controller del Quest 3. Abbiamo provato il prodotto in due modi: il primo direttamente dentro il sistema operativo di Apple, usati come puntatore per le solite funzionalità di navigazione, e poi collegato a un PC da gaming tramite ALVR. Abbiamo dovuto usare la connessione della fiera, quindi la connessione è stata un po' ballerina, e siamo sicuri che in ambiente casalingo non avremo i diversi problemi di connettività che abbiamo riscontrato. In ogni caso, io non userei mai AVP con il Surreal Touch per giocare a Beat Saber. Il nostro era solo un esempio per provare i controller nella situazione più critica possibile. La cura nei dettagli è così alta che potete notare una piccola grata che attiva una ventola per il raffrescamento. Diciamo che in così poco spazio il team di Surreal ha pensato a tutto. Ma perché il mio interesse morboso è così alto? Ora ve lo spiego. Dopo essere entrato in grande confidenza con il fondatore del progetto, Zhang Fei, mi scuso se ho
pronunciato ovviamente male il nome, gli ho manifestato il mio desiderio, ovvero dei controller agnostici con cui poter fare il pairing su PCVR. Quindi questo potrebbe significare usare quei controller quando si collega PSVR 2 oppure un Pimax di cui i controller sono riconosciuti come di medio-bassa qualità o anche di index o per qualunque altra cosa vogliate voi. I controller sono dotati di due telecamere, quindi sono autotraccianti. Vi faccio un esempio del perché vorrei così tanto, perché i miei controller Pimax dopo ore e ore di utilizzo a Returnal iniziano a fare gnec gnec, sintomo che li sto portando a fine vita probabilmente, e vorrei qualcosa di più solido che mi faccia sentire di avere davvero un oggetto tra le mani quando sono in VR. Quelli di PSVR sono validi, ma non avendo i trigger aptici su PC e con quella grossa aureola attorno preferirei soluzioni diverse. Ovviamente non comprateli per usarli su PC, in quanto non è ancora detto che questo supporto arrivi, io sto solo divagando, ma ora la mia missione è scrivergli ogni giorno fino a che non tira fuori questo aggiornamento. Prima possibile vi porterò ovviamente una recensione completa, quindi restate sintonizzati. Questo era tutto quello che volevo raccontarvi su questa trasferta austriaca. Ci sono state anche delle cose minori che non hanno trovato spazio in questo video, ma che sicuramente avrò modo di mostrarvi e parlarne assieme in una prossima live. Io vi auguro buona VR e ci vediamo nel prossimo video.